Buongiorno ragazzi, buongiorno, come va? Ascolta, ieri ho peccato e non ho fatto neanche un video, non ho editato, cioè per la prima volta in 115 episodi che ho caricato, ieri una giornata che non è mai successa, non ho filmato niente, un giorno di relax, perché mi sono messo a editare dei video vecchi, sistemare delle cose, e poi sono uscito. A volte non si riesce, semplicemente non si riesce, però in compenso per i prossimi giorni andremo a fare delle ottime attività molto molto carine, perché ragazzi adesso noi stiamo andando in montagna, stiamo andando in una casa su a Fragara di Montebaldo, quindi insomma vicino al lago di Garda, e perché in questi giorni lì ci sono fluttua tra i 12 e i 18 gradi, quindi si sta da Dio, cioè c'è freddino, la sera si esce con insomma la felpina, quindi perfetto. E mi faccio tutta questa settimana da full remote, quindi visto che domani ricomincio a lavorare ho detto no dai, ricominciamo però in bellezza e ricominciamo in modo piacevole, no? Quindi non da Verona, ma voglio farmela ancora su come se fossi in vacanza, così abbiamo la possibilità ancora di rilassarci un'ultima settimana, e questo è proprio il lusso ragazzi, la possibilità di lavorare da remoto è il lusso, c'è poco da fare. Comunque niente, adesso io sono partito con l'Anelli, andiamo noi due basta, forse in settimana qualcuno si aggrega, qualcuno viene, qualcuno va, e non so, non ci spero neanche, ma vediamo un po' come va la situazione. E niente, più che altro, l'unico problema, mi sono portato già tutto il cibo della settimana e ho tipo un botto di robe che sono da freezer, e la casa lì ha il freezer spento, quindi ci metto un'ora ad arrivare. Anzi un po' di più, perché devo fermarmi al supermercato a prendermi una pizzetta, perché dai, una sera tu prendi una pizzetta e degli affettati, perché mi sono comprato le cose per la piadina ma non ho preso gli affettati, mannaggia me. Il resto dovrei avere bene o male tutto, mi compro anche il grana perché non ce l'ho, no l'ho preso il grana, giusto? E quindi niente ragazzi, una settimana di relax, una settimana in montagna, e adesso ci sentiamo quando arrivo, dai, con calma, magari al supermercatino filmo qualcosina, ma per il momento andiamo con calma, dai, a dopo. Niente ragazzi, ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati su a Fragara in Montebaldo, questo piccolo paesino, magari metto il microfono qua. E allora, il tempo non è dei migliori, ma vi dirò, mi aspettavo anche più freddo, attualmente si sta bene. Da lì, dai, andiamo, andiamo. Mi sono portato dietro il cane, perché ovviamente almeno mi fa un pochino di compagnia, visto che sono venuto qua da solo a farmi qualche giorno di detox da tutto, da tutti. Oh no, Nelly, oh no. Quindi ragazzi, questa situazione, ho appena fatto dei test per vedere che insomma internet funzioni, il frigo, acqua, gas, luce, tutte cose. Adesso devo far andare la caldaia e magari ho letto che stasera, tipo, ho letto nel senso, appena sono arrivato in casa ho visto questo cartello con scritto che c'è la sagra del paese, che è quello. E quindi magari stasera andiamo a fare un giretto, andiamo a vedere un po' com'è la situazione. E magari boh, mangiamo qualcosa, anche perché leggo qua il menù, è special menu, risotte di Isola della Scala. Non so perché a volte fanno un po' in inglese, un po' in italiano. Vabbè, musica dal vivo, duo Bolci Biasetti, paella, super notazione. No vabbè, forse un risottino stasera ci possiamo anche sparare, giusto per supportare un po' l'economia locale, anche perché questo paese è famoso perché tipo è il comune con meno residenti, non so se del Veneto o... È allucinante, ha 257 residenti, cioè tutte le case sono seconde case, terze case, gente tipo me che viene qua in vacanza due volte l'anno, però non vive qua, di solito si viene a Capodanno, nei momenti così un pochino dove si può fare casino, anche perché qua puoi sparare le casse nella vallata e nessuno ti dice niente. Comunque in tutto questo ragazzi ho una bruttissima notizia, è bene successo, sono riuscito a rigare la macchina nel parcheggiando qua fuori, Dio santo, non c'era abbastanza spazio, io essendo da solo non l'ho visto, e tutta la parte davanti ho dato un bel po' di francobolli al guardrail, purtroppo, me ne sono accorto, è tutto completamente rigato, cioè, guardate qua, tutto rigato. Quindi se voi conoscete tipo dei prodotti, qualcosa per riprendere il colore, qua bisogna fare qualcosa, mannaggia.
Vabbè ragazzi, questo stasera, se non vado stasera, ci starebbe il risottino, se no mi sono portato un bel po' di cosette. Sono andato anche al supermercato a prendermi una pizza per questi giorni, perché ieri non l'ho mangiata, almeno una volta a settimana mi ci vuole. E cosa fai, Linelli? Andiamo, ok, andiamo a fare la passeggiata. Vabbè, ora magari facciamo una passeggiatina con l'Anelli finché non piove, anche perché in sti giorni il meteo non è che sia dei migliori. Andiamo a mangiare? Andiamo via. Ah, che brava, ma che brava. Ah sì, va bene, adesso andiamo a mangiare il risotto. Però senza guinzaglio no, Va bene, allora io mi tolgo queste pantofole. Oh, ci facciamo una bella passeggiata in paese, o no, Anelli? Così anche lei è felice che riusciamo a stare nella natura, con le bestioline, perché sennò sto povero cane non fa mai niente. Niente ragazzi, nonostante ci siano i cartelli ovunque, i vari tavoli, oggi hanno annullato causa pioggia, quindi non si fa niente. Ora incredibilmente ragazzi, in questo paesino c'è anche il municipio e le poste, ma infatti hanno cambiato negli anni, guardate, c'è anche questo tipo, a parte il sentiero dell'amore là in alto, hanno fatto anche quest'area picnic che è diventata tipo super turistica, bellissimo. Cioè quando venivo io qua da bambino non c'era assolutamente niente, era un paese morto, adesso è cambiato tutto, molto più carino. E magari in questi giorni vi farò tipo un piccolo city tour, un piccolo paesino tour, così capite anche un pochino il contesto di questo posto, che siamo sul Monte Baldo. E se noi continuiamo per la strada su di qua per un'oretta arriviamo all'altissimo, che è esattamente dove sono andato un mesetto fa col mio amico tedesco a fare quella passeggiata, quella famosa passeggiata dove io avevo solamente il maledetto, non avevo la felpa, avevo solo il sacco a pelo. Anche qua quando ero bambino qua c'era un sacco di alberi e noi passavamo anche da lì per il bosco e tagliavamo, arrivavamo qua. E qua considerate che quando nevica tipo sta strada la chiudono e quindi mi tocca farla tutta a piedi. Allora ragazzi, adesso faremo un esperimento, ho preso dell'acqua, del ghiaccio, volevo provare questo, un mojito già fatto, pronto, pettinato, sistemato coi fiocchi. Premessa, è una cosa che non faccio mai, generalmente non prendo mai queste porcherie già fatte, ma era lì, ho detto ma sì, 5 euro. Sentiamo un po' com'è sta roba. Do così, ho messo anche fin troppo secondo me. Non ho portato neanche la menta, quindi non sono le condizioni ottimali per provare, per fare questo test, ma... Ora mi faccio appunto questo aperitivo con l'Anelli qua a fianco. Ho delle patatine dentro, ma le voglio? Assaggiamo. Allora, per sapere di mojito sa di mojito, eh? È forte. Minchia. Niente ragazzi, ora mi metto qua, guardo un pochino la montagna, mi rilasso un secondo e basta. Stasera possiamo decidere di farci o la pizza, visto che è domenica, cioè di solito è sabato che la faccio, però vabbè, stasera possiamo farci la pizza che ho presa con tutte le cipolla. L'alternativa è o risotto, mi faccio un risotto con la salsiccia, o devo controllare anche sui dadi. Ho preso delle cotolette, le salsicce, pesce, ho comprato un bel po' di pesce anche, e un filetto di orata mi pare. E quindi le cene così, poi una cena, qua vicino c'è il ristorante di un mio amico, e quindi pensavo magari una di queste sere o uno di questi pranzi, in pausa pranzo vado da lui e così vado un pochino a salutarlo, anche solo per un caffè, perché in pausa pranzo non so se riesco, visto che comunque sono, metti 10 minuti di macchina, andare, 10 tornare, sono già 20 minuti, ho 40 minuti tra ordinare, far arrivare i piatti e insomma mangiare tutto, un po' complicato, vediamo. Ragazzi, stasera ci siamo fatti una pizzetta molto tranquilla,
Appunto, perché dai, è domenica, primo giorno qua in the mountain, che poi montagna, cioè siamo a 900 metri, mica 2000. Però forse dovrei prendere un piatto. Sì, forse dovrei prendere un piatto. Vabbè ragazzi, tonno cipolla e andiamo con Dio. E niente ragazzi, ci aggiorniamo dopo, mangio e mi guardo un pochino di YouTube, un po' per rilassarsi. Un po' per rilassarmi, e in tutto questo c'è l'anellina qua che se la dorme, guardatela qua, che bellina. Niente, non vuole salutare. Niente, ragazzi, l'anelli e io ci stiamo abbastanza rilassando qua nel divano, un po' tranquilli. Io mi guardo dei video. Ho appena comprato un power bank perché, mannaggia, quello che ho io non funziona più per qualche ragione. Oggi non si caricava, ho provato vari cavi da vari ingressi, ma proprio non andava. Quindi mi sa che dopo 3 anni, soli 3 anni, ha deciso di finirla. Mannaggia. E niente, ragazzi, purtroppo un'altra roba. Volevo uscire un secondo e a bermi tipo una camomilla così, ma non l'ho portata e non l'ho neanche comprata, quindi niente camomilla. Potrei farmi un tè, ma poi vuol dire che non dormo più e ora sono le 10 di sera e quindi ciao. In tutto questo non voglio andare a letto troppo tardi, mezzanotte sarebbe l'ideale tra un paio d'ore perché così ho tempo di riposare. Sì, perché ne ho bisogno, mi devo riabituare allo svegliarsi presto e quant'altro. Ragazzi, in questo momento sono con dei miseri pantaloncini sportivi e fuori non ci sono 12 gradi, ma non ce ne sono neanche 30. La felpa è necessaria, i pantaloni corti si poteva anche evitare, anche perché questi li userò come pigiama. Oh no, Nelly, siamo stanchini. Si vede neanche. Dai, fate un giro. Vai a fare cose. Ragazzi, noi ci salutiamo. Oh signore. Allora, ragazzi, noi ci salutiamo qua. Ragazzi, io vi invito a mettere mi piace, commentare, iscrivervi al canale, attivate la campanella, aiutiamo il algoritmo a far capire. Aiutiamo il algoritmo a capire che questo canale esiste. Non muore, non si butta via niente, non si molla. Hai fatto Nelly le tue robe nel giardino? Non mi fa un po' di compagnia sia a me che lei sta un po' in montagna, perché sennò Verona sì, il giardino ce l'ha, però dai, non è la stessa cosa. Qua c'è fresco, ci sono più lucertole, bestioline, passeggiate, insomma un po' di tutto. In questi giorni non penso di andare a fare colazione giù in paese, però magari un caffè dopo pranzo o la sera, una passeggiata, magari domani.